Ragazzi, per la prima volta nella serie degli unboxing abbiamo un qualcosa di ciccioso, un qualcosa che conta e che vale davvero. Basta gadget strani, basta cose che non funzionano e basta stupidaggini. Oggi, signori, finalmente un'azienda ci ha notato, quindi ha deciso di valorizzare questa serie di grande spunto per il mio canale, questa serie di grande tecnologia, e quindi un'azienda ci ha notato e ci ha fatto un regalo. Ragazzi, diamo il benvenuto e ringraziamo tutti apertamente MSI, che ci ha mandato un fantastico portatile da recensire. Che poi sappiamo tutti che le mie in realtà non sono recensioni, anzi sono tutto fuorché recensioni, ma sono degli unboxing. E poi accendo il prodotto, lo testiamo insieme e quello che succede succede. L'ultima volta col drone non è andata a finire benissimo perché l'abbiamo fatto volare dal primo piano. Speriamo che questo non faccia la stessa fine. Quindi, senza perderci in ulteriori chiacchiere, dato che la carne al fuoco è tanta, andiamo ad unboxare questo notebook da gaming dell'MSI, che mi serviva proprio perché quello che avevo prima io, il mio vecchio portatile da gaming, l'ho venduto. Poi mi sono reso conto che ho fatto una grandissima perché effettivamente un portatile per giocare fuori casa mi serve. Questo è l'MSI GL62M. Questo è il packaging, sempre tamarrissimi i pacchi di MSI. Queste sono un sacco di cose che ha il computer, ma basta, perché non ce ne frega niente della scatola, perché ogni qualvolta che noi compriamo un computer apriamo immediatamente la scatola. Quindi andiamo a uscire il PC, eccolo qui, che ovviamente, ragazzi, io ho già aperto perché ho installato alcune cose per adesso andare a fare dei benchmark. Ho installato solo Fortnite per andare a provarlo. Cavo d'alimentazione, ovviamente. Poi l'alimentatore, grosso quasi quanto il computer, però a noi ci sta bene perché la potenza va alimentata bene. Quindi queste cose, che presuppongo mi serviranno perché la batteria residua non è tantissima, dato che l'ho usato qualche minuto fa per installare alcune cose. E andiamo finalmente ad aprire il portatilozzo. Guardate com'è ben tenuto da questa protezione. Guardate qui che figata. Certo, il riflesso non... Oh, troppo, troppo bello. E direi, ragazzi, di fare un overview del computer. Allora, innanzitutto il monitor è da 15 pollici in full HD. La tastiera è by SteelSeries. Mi piace, molto bella. Al suo interno abbiamo un i5-7300HQ, 8 GB di RAM e una GTX 1050 Ti. Abbiamo ovviamente RAM DDR4, USB 3.0, possiamo collegare un paio di monitor, un bel po' di cose. E per quanto riguarda, appunto, parlando di monitor, la connessione delle porte, abbiamo qui un Ethernet, un USB 3.0, un HDMI, una DisplayPort, un altro USB 3.0, una USB-C e le uscite e l'ingresso del microfono, che tra l'altro sono placcate in oro. Dall'altra parte invece abbiamo il cavo per collegare ovviamente l'alimentatore, un lettore di SD e poi un'altra USB 2.0. Qui abbiamo le ventolazze che faranno uscire l'aria calda, ovviamente. E nel retro non troviamo nulla, se non appunto che si vede, ed è una cosa che io amo tantissimo, ragazzi. Guardate qui che si vede l'heat pipe, che è il dissipatore. Vari componenti qua sotto, io questa cosa la adoro. Qua sotto, come possiamo vedere, ci sono le due ventoline che buttano via l'aria. E qua sotto invece, in questa posizione molto intelligente, ci sono gli altoparlanti. Perché dico intelligenti? Innanzitutto perché sono posti verso di noi e quindi ascoltiamo bene, ma soprattutto il computer, come potete vedere, non è piatto, quindi questa parte non poggia mai e l'audio esce molto molto bene. Queste casse suonano davvero fortissime. Questo era tutto per quanto riguarda l'esterno del computer. Ora ovviamente lo andiamo ad accendere. La tastiera ovviamente è anche retroilluminata. Questo computer di per sé ha un grande vantaggio, che il rapporto qualità-prezzo è una cosa fenomenale, ragazzi. Non costa tantissimo, vi lascio ovviamente il link di Amazon qua sotto in descrizione. Non costa tantissimo, per le prestazioni che ha, ha veramente un ottimo rapporto, come detto, qualità-prezzo. Io ci ho installato Fortnite, adesso vedremo insieme come gira. Ovviamente non potevi installare tutti i giochi del mondo, però proveremo Fortnite. Potete vedere, si accende anche in modo abbastanza veloce, si accende più veloce del mio fisso, ragazzi, per farvi capire. Quindi andiamo a farlo col mio fantastico pin, che ovviamente non vi dirò. Siamo già pronti per andare a giocare o per andare a fare le nostre operazioni, perché ovviamente, essendo un portatile da gaming a prestazioni al top, si può usare sì per giocare, ma anche per lavorare, per montare i video, per utilizzare Photoshop, per scrivere su Word. Può utilizzare veramente un computer da gaming a 360 gradi e non solo per il gaming, ovviamente. Tra l'altro, sto PC ha una cosa assurda, che c'è il tastone, che non so come lo chiamano in MSI, probabilmente qualche nome l'avrà, fa partire le ventole. Cioè, vi faccio sentire, adesso io schiaccio questo tasto, che è qui posto accanto a quello di accensione. Poi lo spengo. E
le ventole si spengono. Questo perché ovviamente le ventole vanno anche in automatico, però se abbiamo bisogno di far scendere la temperatura in modo molto rapido, pom, premiamo quel tasto, loro partono a cannone e il computer si raffredda in una maniera incredibile. Andiamo immediatamente ad avviare Fortnite e prima fare ciò mi serve un mouse, perché altrimenti non posso giocare. Mouse connesso, andiamo ad avviare Fortnite. Facciamo un test. Faccio i miei soliti test, ragazzi. Prima proviamo tutto maxato, sparato a palla, e poi proviamo il gioco con le mie impostazioni di gioco, che è praticamente tutto basso. Ora stavo prendendo questo perché, ragazzi, lo voglio connettere all'alimentazione. Spegne mentre lo sto utilizzando, anche se la batteria in teoria dovrebbe resistere. E io l'attacco. Fotocamera, però metti a fuoco me. Ho capito che il computer è molto bello, però oh, bravo, visto che mi ha messo a fuoco. Nel frattempo è carica Fortnite, ragazzi. Ragazzi, la maglietta Nvidia è un caso, ve lo giuro, è un caso. Ragazzi, stiamo su Fortnite col mio ovviamente account. Andiamo a vedere le impostazioni, come sono messe. Ovviamente schermo intero in finestra, ok. Limite frame rate mettiamo illimitato. Mettiamo, ragazzi, tutto su epico, tranne l'anti-aliasing, che io sapete che odio, ragazzi. Proprio lo odio a morte l'anti-aliasing nei videogiochi. Sync no, motion blur no, mai nella vita. Mostra FPS sì. E andiamo ad applicare la roba. Ok, soluzione 3D ovviamente la mettiamo anche 1920x1080, così abbiamo tutto maxato sostanzialmente, tranne l'anti-aliasing. Andiamo a vedere quanti FPS facciamo. Andiamoci ad avviare, ragazzi. Potrei avviare una parco giochi, però mi avvio una singolo, perché con il carico dei player all'interno si fanno gli FPS giusti, e noi dobbiamo giocarci online con questo portatile, non in parco giochi. Vediamo, aspettiamo di trovare una partita e ci buttiamo. Paracadute di spalla e let's go. E abbassiamo il volume perché altrimenti non si sente niente. Ok, ci siamo, ragazzi. Come potete vedere faccio... ok, si sta caricando adesso. 60 frame con tutto il gioco maxato, che non è niente male, ragazzi. Niente male, è giocabilissimo anche maxato. Andiamoci a buttare. Andiamoci a buttare, tra l'altro guardate il blocco, ragazzi, che si sta muovendo da solo, incredibile. C'è qualcosa che non va, ragazzi. C'è qualcosa che non va, perché ieri ho registrato, siccome sono le cose sincronizzate col mio computer. No, adesso ci siamo. Problema vero e proprio adesso è trovare un'arma. Comunque siamo a 60 frame, abilissimo. Niente male, perfetto, oserei dire. Davvero niente niente male. Ricordo, siamo sempre in full HD con tutto messo al massimo. Proviamo a mettere le impostazioni che utilizzo io quando gioco a Fortnite. Quindi camperiamocela qui come lo schifo. Andiamo nelle impostazioni, e queste sono le impostazioni che utilizzo io quando gioco a Fortnite, ragazzi. Tutto basso, tranne la distanza visuale, ovviamente, e basta. Queste sono le mie impostazioni quando gioco a Fortnite. E come potete vedere arriviamo a toccare anche i 130, i 140 frame per secondo, che è tantissima roba. La madonna, no, ragazzi, così, così davvero niente, niente male. No, raga, così è top. Queste sono le impostazioni che utilizzo io per praticamente giocare a Fortnite. Però faccio caca, oddio, lo sto facendo uno. Sto giocando anche in uno spazio, come potete vedere, molto ridotto. È difficilissimo riuscire ad ammazzare qualcuno. Però ci proviamo, qua dentro. Ragazzi, il pompa della nonna, io continuo a dire che fa troppo schifo. Ma ci siamo... what the fuck? Ho teleportato anche il nemico, non la sapevo sta cosa, raga. Non la sapevo. Non la sapevo minimamente sta cosa, che si teleportasse anche l'avversario. Ma che burra! Ok. Comunque me la sono data a gambe proprio totale, perché sono un... non l'avevo visto, né sentito, perché sono senza cuffie. Bene, ragazzi, tralasciamo il match che ho appena fatto, ma era solo un test, ripeto, per vedere come andava il computer. Tutto maxato abbiamo circa una media da 40 a 60 frame, quindi accettabilissimo e giocabilissimo. Se utilizziamo le impostazioni un po' più basse, riusciamo a tenere il gioco anche a 150 frame tranquillamente. Di per sé è un gran portatile, il rapporto qualità-prezzo non è davvero niente niente male. La tastiera, utilizzandola, ragazzi, è buona, è molto buona, perché i tasti sono dove devono essere. C'è anche il tastino numerico, è bella grande, ti pigiano tutti i tasti e li trovi sempre al loro posto quando li vai a cercare. Quindi top è promosso per quanto riguarda il gaming, secondo me. Quindi io spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Ricordo che vi lascio il link di Amazon per questo portatile qua sotto in descrizione, e fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa macchina. Soprattutto vi dico l'ultima cosa e poi chiudiamo: non pesa nulla, ragazzi, cioè pesa meno di 2 kg, e quando dobbiamo comprare un portatile, che deve essere portatile, cioè nel senso che ce lo dobbiamo portare in giro,
il peso e le dimensioni devono comandare. Fidatevi che questo è veramente niente niente male. Cioè raga, non pesa nulla, con due dita lo riesco a tenere, per farvi capire. Quindi ragazzi, fatemi sapere che ne pensate qua sotto nei commenti di questo computer. Da Jampitech è tutto, ciao ciao.